Funghi e castagne sono le tradizioni d'autunno a Patresi, tra passeggiate e degustazioni di prodotti tipici del territorio. Durante la settimana delle castagne, all'Hotel Belmare, con il CAI, Birra dell'Elba, vino dell'azienda Acquabona, Accademia della Cucina, siamo andati alla scoperta delle tradizioni autunnali delle famiglie locali, che ruotavano intorno al castagneto e ai suoi prodotti, ricordando il loro forte legame con il territorio, oggi declinato nelle diverse sfaccettature dell'accoglienza. Uno dei testimoni di questo legame è Matteo Anselmi, runner elbano, detentore di un suo record personale sulla grande traversata elbana, ma anche cuoco. È lui che ha cucinato il piatto del giorno con la grifola, un fungo raro che raccolgono le famiglie nei castagni della Valle del Bollero e sulla GTE. La grande traversata elbana è un po' la mia seconda casa, e dato che ci corro comunque tutti i giorni, mi fa piacere anche raccontare cosa possiamo trovare lungo il percorso. Questa è una grifola frondosa, noi la chiamiamo comunemente fungaia, e è un fungo che nasce sulle radici del castagno. È un fungo un po' di famiglia, perché pochi lo conoscono. È molto buono e viene cucinato in umido con le patate e le olive, un po' come faceva, io lo presento sempre come lo faceva mia nonna, con la ricetta tradizionale. Un'iniziativa per valorizzare i prodotti e la cucina di una volta, che vede in Alvaro Claudi dell'Accademia Italiana della Cucina un valido esperto che ha illustrato l'importanza della grifola, una vera e propria risorsa alimentare per le famiglie in tempi passati. È un fungo che una volta, ma ancora abbastanza raro, ambito dalle famiglie perché può raggiungere un peso molto notevole, addirittura può sfiorare 10 kg. Questo fungo, che è prevalente, nasce nella stagione di fine estate e in autunno, si accompagna bene con le castagne, che anche quelle sono un prodotto del bosco, e quindi prodotto del bosco e prodotto del sottobosco fanno un connubio alimentare che sia sotto il profilo del gusto ma anche sotto il profilo dell'alimentazione è fondamentale. Quindi all'Elba, io dico sempre, chi non conosce l'Elba, viene da fuori, crede che l'Elba sia solo spiagge e mare. Invece abbiamo la montagna che conserva ancora quella che è la tradizione alimentare, che dura da secoli, perché i paesi più antichi sono quelli montani. Funghi e fungaie, quindi, ma anche castagne, bosco e sottobosco, sono la ricchezza della Valle di Patresi e del versante occidentale, ed oggi i castagni sono tornati a produrre. La nostra Valle di Patresi ci dà ancora dei buoni frutti, le nostre castagne, che sono dei marroni, quest'anno tra l'altro molto molto belle. Ma c'è ancora tanto da fare. Vincenzo Anselmi mantiene viva la tradizione e la memoria non solo attraverso i piatti che propone, ma anche con una mostra fotografica realizzata con Roberto Ridi, che va alla riscoperta di quello che ancora oggi è un patrimonio di tutti, che va salvaguardato. Qui abbiamo fatto un progetto fotografico che è dietro le mie spalle, che racconta un po' la nostra storia, la nostra infanzia, cose che abbiamo vissuto. La castagna è stata anche una sopravvivenza per tanti elbani. Non l'ho vissuta completamente, ma i racconti dei babbi, mamme e nonni sì. La castagna era un alimento importantissimo sia per le persone ma anche per gli animali. E però c'è un grosso problema, l'abbandono dei castagni. Questo mi fa molta paura, perché il patrimonio alla fin fine non sono andare a raccogliere castagne o funghi tipo la grifola frondosa che abbiamo mangiato anche prima. Il patrimonio è il castagno. Io sono del parere che prima di fare anche nuovi impianti di castagne, che ogni tanto si sente parlare, manteniamo i vecchi. Abbiamo dei castagni secolari, abbiamo dei castagni che hanno delle circonferenze da 13 a 16 metri di circonferenza alla base, quindi nella Valle del Bollero ci sono delle grosse testimonianze. Perciò è un appello che chiedo a tutti: adottiamo un castagno. Si può adottare un castagno di un amico, di un parente, di qualsiasi persona, però se ognuno di noi adottasse un castagno, noi salveremmo questo patrimonio. È un patrimonio ammirato da tanti, soprattutto dai turisti. Io vivo col turismo, abbiamo questo albergo, e l'Elba non è solo mare. L'Elba, soprattutto la sua cultura, arriva dalla terra, perché prima si viveva di pastorizia e agricoltura. I nostri castagni sono la maggior parte innestati, sono marroni. Questa castagna, ieri quando l'abbiamo raccolta, pesava 32 grammi. È una castagna di selezione.
E qui abbiamo altre castagne e per un chilo abbiamo raccolto 42 castagne, la media di 23 grammi a castagna. È una cosa impressionante, perciò è un patrimonio. Prima di raccogliere una castagna, anche se si fa un impianto nuovo, passano 10 anni. E quelle che possiamo raccogliere invece già in quelle esistenti è immediata. Già oggi, se andiamo, possiamo fare castagne. E perciò aiutiamoci noi con questo patrimonio, perché è un patrimonio nostro, è un patrimonio di tutti. Natura, enogastronomia, memoria, tutela del patrimonio naturalistico e tradizioni, ma anche sport all'aria aperta e trekking, le basi per un futuro dell'accoglienza che rinsalda il legame con il territorio. Ogni volta che andiamo fuori Elba, la prima domanda che ti fanno è: ma com'è vivere su un'isola d'inverno? Perché appunto la gente viene d'estate, vede il mare, però non sa mai cosa succede d'autunno, inverno in poi. All'Elba ci sono molte attività da fare, diciamo boschi ricchi anche di funghi, qui a Patresi, a Valle del Bollero ricca di castagni, quindi ci sono una moltitudine di attività che è anche bello fare, perché io che sono un elbano ma ho vissuto anni fuori per studiare all'università, sono attività che in qualche modo ti riconnettono anche con il territorio, sono tutte attività che facevamo magari a bambini e però poi uscendo fuori dall'Elba abbiamo smesso di fare, quindi ha una forte importanza anche per il legame un po' che creano il territorio. Poi c'è tutto quanto il mondo del trekking, quando si parla di del mondo, diciamo, del bosco, il trekking adesso è il principe. I castagneti del Bollero sono bellissimi da visitare anche fuori dalla stagione appunto del sole e del mare. Abbiamo la possibilità di passare delle giornate splendide e anche in giornate che magari sono nuvolose il bosco ci offre degli spazi meravigliosi da vivere. Tutto là, per l'appunto.